Investire è semplice, ma non è facile. In questo noto aforisma di Warren Buffett, l'oracolo di Omaha, c'è tutta la ratio che ha spinto la Sa School of Management dell'Università di Torino a realizzare in partnership con Banca Generali l'Executive Master in Wealth Management, la cui prima edizione si è conclusa con successo nella prima metà del 2020 e che ora viene riproposto per l'anno accademico 2021. Come docente principale e presidente del comitato scientifico, ho il piacere e l'onore di rendere noto che il corpo docente di chiara fama della precedente edizione si è sostanzialmente confermato, con alcuni nuovi inserimenti per coprire aree di interesse che gli accadimenti degli ultimi tempi hanno posto in luce. Gli italiani possiedono una delle maggiori ricchezze del mondo, circa 4.000 miliardi di assets finanziari e 10.000 di assets immobiliari. E questo ha fatto sì che nel nostro paese sia sorta una grande industria del risparmio gestito. Una risorsa, certamente, ma anche un'attività da attenzionare, dato che studi autorevoli ne dimostrano la scarsa efficienza media a favore dei risparmiatori. Le nuove complessità della gestione del patrimonio in anni come questi, in cui l'allocamento no risk è scomparso e gli investimenti a basso rischio hanno rendimenti negativi, impongono oggigiorno una conoscenza quantomeno basic delle principali tecnicalità dei prodotti e dei servizi finanziari ed assicurativi, nonché dell'investimento immobiliare, settori a cui si sono aggiunti recentemente le criptovalute, la space economy, la green economy, l'incremento dell'interesse di investimento in beni artistici, nonché un ritorno dell'interesse all'investimento in terreni a destinazione agroalimentare. Tutto ciò e molto altro verrà disaminato in questo corso con l'obiettivo di fornire le nozioni necessarie e sufficienti, ma anche di orientare ad un atteggiamento di approccio critico, base necessaria per evitare errori spesso drammatici.